Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare in compagnia del vostro Diablotex su Final Fantasy XVI in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi inviato un codice di Final Fantasy XVI. Ringrazio Square Enix. Ringrazio tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Detto questo, possiamo continuare senza perderci in chiacchiere. Allora vediamo un po'. Sì, vabbè, lì il giro l'abbiamo fatto, quindi ora possiamo andare verso la fantomatica destinazione principale e vediamo un po' cosa ci sarà da fare qui, ragazzi. Vedremo un po'. Io sono curioso, non so voi, ma io personalmente sono abbastanza curioso. Qui abbiamo qualcosa? Andiamo a scoprirlo, ti va? Che serviva alle stalle dorate? Tanto siamo arrivati. Pozzo orientale, lasciale lì. Ok. Ah, ora qui abbiamo un po' da girare, ragazzi, eh? Allora. Vabbè. Abbiamo da girare. Cos'è questo easter egg qui di Final Fantasy 9? Cos'è? Ma guardate un po', ragazzi. Eh? Fantastico. Fantastico. Bello. Bello. Altro che uguaglianza in tutto l'impero se questi sono i cristalli che riceviamo. E infatti. Ok, allora, qui abbiamo preso tutto. Sì, vabbè, abbiamo preso tutto. Abbiamo preso... Allora, faremo i giri in questo modo. Sì, dai. Giusto per vedere se abbiamo qualcosa da... Da raccattare, insomma. Ah, ok, qui... Nulla. Sì, sì, adesso parleremo con Marta, non c'è problema. Non abbiamo problemi. Se non fosse per quel marchio, ti salterei. Ah. Sono giorni che non tiri fuori quella spada dal fodero. Venite a vedere. Non siate timidi. Carne fresca, qui solo carne fresca. Eh sì. Ma qui? Ah. Ah, ok. Ok. No, ma devo parlare con Marta, quindi qui possiamo andare tranquillamente dopo, eh. Possiamo tranquillamente andare dopo qui. Direi che possiamo andare tranquillamente dopo se ci sarà tempo, quindi... Dove hai preso queste rape? Non si può dire. Concentrati sul pesce, figliolo. Hai sentito le ultime notizie? No, non ho sentito nulla. Titano contro Shiva. Andiamo un attimo qui. Come va? Abbastanza bene, sì. Allora. Vediamo se ho qualcosa da acquistare, anche se... Ho qualche dubbio. Arrivederci. E grazie. Ma un attimino, ma questo qui da acquistare cosa sarebbe? Vediamo un attimino qui, A posto, vero? Tutto a posto. Tutto a posto, ragazzi.
Costruire quell'acquedotto sì che era un lavoro onesto. Ma... Scusami, sei tu per caso la proprietaria qui? Dipende da chi lo chiede e dal perché viaggia con un portatore imperiale con sé. Per protezione, ma non sarà necessaria se mi consiglierete la strada più sicura per l'Ovest. Se qualcuno serve protezione, è al tuo amico. I portatori non hanno affatto vita facile a Rosaria. Persino uno robusto come lui attirerebbe le attenzioni sbagliate. E se venisse rapito, non finirebbe bene nemmeno per te. Allora ci terremo alla larga dalla milizia. Gav ha detto che ci avresti aiutato. Seguitemi. Scusate per prima. Nella nostra situazione serve cautela con chi fa troppe domande. Sono Marta, una vecchia amica di Sid. Mi ha detto di avere grandi speranze per un nuovo portatore. Immagino che sia tu. Quindi, dove siete diretti? A Porta Fenice. Abbiamo domande che esigono risposte. Allora è così. Beh, per evitare la guarnigione dovreste andare verso Pozza Orientale. Se soltanto il ponte non fosse crollato. È veramente una seccatura. Non abbiamo scambi col villaggio da settimane. Ho chiesto al nostro carpentiere di dargli un'occhiata. Ma è partito per un lavoro e non è ancora tornato. Credete che possa essergli successo qualcosa? Spero solo se la stia prendendo comoda. All'alternativa non ci voglio pensare. Lo troveremo. E vedremo se sta bene. Vogliamo che si ripari il ponte. E il tuo carpentiere sembra adatto. Adesso capisco perché piaci così tanto a Sid. Se lo farete, vi dovrò un favore. Hai detto che è uscito per un lavoro? Esatto. È andato nelle paludi per controllare un altro ponte. Quello vicino al portale dei decaduti. Le paludi erano pericolose persino in tempi migliori. Dobbiamo sbrigarci. C'è una scala accanto al portale. È il modo più veloce per scendere, se non temete le altezze. Si chiama Bernard. Se doveste trovarlo, ditegli che vi manda Marta e che lo vogliono al ponte per Pozza Orientale. Va benissimo. Sì. Al ponte nelle paludi. Cerchiamo quella scala. Allora, forse potrebbe essere... Ah no, non è dove sono sceso prima con l'ascensore. Ah, ok. Vabbè, vediamo se posso andare di qui per abbreviare un po' le cose per Pozzori, il tragitto, insomma. Quella sarà la scala. È certo che questa, Clive. È ovvio. Ed ovvio che sia questa. Non mi importa quali. Ah! Sta lontano da me! Cos'è stato? Ah. Proveniva dal ponte. Presto. Credo che sia un po' in pericolo, ma sto arrivando, quindi risolveremo tutto in un batter d'occhio, eh. Risolveremo tutto, ragazzi. E adesso? È finita. È appena iniziata la battaglia, però vabbè. Sarà una battaglia molto breve, credo, visto che dovrebbero essere solo questi fenomeni, quindi non credo ce ne siano altri, purtroppo. Sta giù. Stai giù, sì. Giusto un pochetto di punti esperienza, ma roba di poco, eh.
Grazie, mia signora. Mi avete salvato. Figurati. Sei Bernard il carpentiere? Io sì, ma non pensavo che il mio nome fosse conosciuto. Sono un'amica di Martha. Ci ha chiesto di cercarti. Beh, vi sono molto grato. Avevo appena controllato i pali, mi sono voltato e ho visto dei mostri sbavanti che volevano banchettare con me. Se non foste arrivati voi, adesso sarei tutto ridotto a pezzettini. Siamo felici per te. Sì, sarà meglio che vada a ringraziare la proprietaria. In realtà ci ha chiesto di pregarti di affrettare le riparazioni del ponte per Pozza Orientale. Ma certo, dovevo dargli un'occhiata, ma mi è passato di mente. Vado subito. Promesso. Le travi sono ancora solide. Bisogna solo sostituire i traversi e riallineare il pontile. Sarà un lavoretto veloce. Grazie, Bernard. Speravamo di prendere anche noi la strada per Pozza Orientale. Ti siamo molto grati per il tuo aiuto. E mi spiace dovertelo chiedere dopo quello che hai passato. Vi devo la vita. Riparare un ponte è il minimo. Grazie, mia signora. E anche a te, figliolo. Siete con Sid, vero? Io e lui ci conosciamo da anni. Non tanto quanto Martha, certo, ma da tempo. Capisco. Beh, devo darmi da fare. Dite a Martha che sto bene e che presto riavrà il suo prezioso ponte. Lo faremo. Perfetto, ragazzi. Allora, vediamo un attimino qui. Vabbè. Torniamo da Martha, perché giustamente, prima di proseguire... Vabbè, adesso non mettete fretta. Non dovete mettere fretta, no? Non dovete assolutamente mettere fretta. Il ponte verrà riparato nel tempo che ci vorrà. Nel tempo... Ah, rieccovi. Com'è andata? Avete trovato Bernard? Sì, sta bene. E a breve riparerà il ponte per Pozza Orientale. Ah, beh, si è lodato il fondatore. È una fortuna che l'abbiamo trovato. I mostri delle paludi non si devono sottovalutare. È colpa della piaga. Non hanno nulla da mangiare a nord, quindi scendono qui in cerca di cibo. Non può continuare a uscire da solo. Devo assolutamente trovargli una guardia. Comunque, grazie. Non ho molto da offrirvi, ma sentitevi liberi di riposare qui finché le riparazioni non sono finite. Ne saremo ben lieti. Missione completata, ragazzi. Ok. Usato per la creazione. Ottimo. Nell'attesa posso portarvi da bere? Un boccale di oro imperiale, magari. È una vera brodaglia, ma fa sparire la sete. No, grazie. Vorrei la verità. Perché qui ci sono così pochi portatori? È vero. Quando ero giovane ce n'erano di più, molti di più. È opera dell'impero. Sono stati portati via. Proprio così. Portati alle legioni o Oriflamme. Ultimamente i minatori di testa di drago faticano a soddisfare la richiesta. I portatori risolvono il problema. Un tempo distribuivano cristalli come se fossero caramelle, anche qui nelle province, ora non più. Ormai usano qualsiasi scusa per confiscare i nostri portatori e metterli a lavorare da qualche altra parte. Ho sempre saputo che l'impero trattava malamente i suoi marchiati, ma dopo averlo visto con i miei occhi, beh... Thea! Congratulazioni per il nuovo arrivato! Il piccolino non è qui con te? Era un portatore. Il figlio che ho avuto nel mio grembo per 9 lune. Era un portatore. Oh, mi dispiace tanto. L'hai consegnato ai conestabili?
L'ho già lasciato alla guarnigione, sì. Che ci pensino loro. Non vedevo l'ora di liberarmene. È stato il primo pensiero appena l'ho scoperto. Beh, per fortuna ora è finita. Niente di grave, no? Mamma, non era mio fratello, vero? No, ma presto ne avrai uno. Abbi solo pazienza, d'accordo? Va bene. Incredibile, vero? I portatori erano disprezzati anche ai tempi dell'arciduca Elwin, ma erano ancora trattati da esseri umani. Ora le cose stanno così male che persino i mendicanti li evitano. Visto che non bevete, perché non portate questo all'abbazia? Questo mondo ha un cuore oscuro e voglio che lo vediate. E lo vedremo nell'abbazia? L'abbazia dell'Augusto San Glaedmond, sulle coste della baia di Sorrowise. L'abate è un amico. Ditegli che vi manda Marta e vi mostrerà quello che intendo. Capito. Ottimo così, ragazzi. Allora, raggiungi... va bene. Eh sì. Era un lavoro onesto. Era. Forse adesso dove dobbiamo andare? Immaginavo. Ragazzi, immaginavo. È per quello che non sono andato prima lì, perché ho detto... prima o poi bisognerà andare lì. Sapevo che esaminavano i bambini, che il destino dei portatori era deciso alla nascita. Andiamo. E che era spacciato per il bene di tutti. Certo. Lo so, ma biasimare un bambino, essere odiato dai suoi genitori senza avere colpe. Non immaginavamo cosa significasse nascere così, vero? Eh no, allora... Faremo... per il momento faremo questo giro qui, ragazzi, Per il momento, poi vediamo. Qui adesso ne abbiamo da fare, quindi mettetevi comodi. Mettetevi veramente comodi adesso, perché... Torgal. Dammi una mano, Torgal, dai. Fai il bravo. Fai il bravo. Se mi dai una mano, io sono contento e fiero di questo, quindi. Vai. Allora, coglieremo un po' tutto qui, Tutto quello che riuscirò a vedere, insomma, lo raccoglieremo, perché poi appena dovrò potenziare qualcosina occorrono i materiali. Allora, adesso andiamo da questa direzione qui. No, ma qui adesso ci sarà un po' da fare, quindi veramente mettetevi comodi, perché... Ah, questo qui è un nemico... Eh sì, sono nuovi. E adesso... Fantastico. Fantastico, via. Molto molto interessante, sì. State calmi però, State calmi. Tutto sotto controllo. Al momento, più avanti si vedrà. Ai ai ai, questo. Questo cosa cerca, ragazzi? Cosa cerca questo? Maremma. Stavolta no.
Eh no, stavolta Ciccio, questa volta diciamo che no, qui il guscio non va bene. Eh no, bisogna colpire avanti, una tartaruga gigante, quindi vai, vacilla ragazzi, ed è questo che cercavo, farlo vacillare, però Maremma. Ok. Ottimo così ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Ce ne vuole per farlo andare giù, eh? Eh beh, sì. Non è poi così semplice, eh? Eh no. State buoni. Là, adesso sì ragazzi, adesso ce ne vuole per farlo andare giù ragazzi, ce ne vuole, non è poi così tanto semplice, no. Via, via. Wow, tutto questo casino per 2 punti esperienza. Va bene. Credevo che qualche punticino in più, vabbè, non sarebbe stato sbagliato, però gradirei qualche pozione qui da recuperare, quindi veramente gradirei qualche pozione. Se... e non sarebbe veramente sbagliato, no? Troppi rischi. Ok. Allora, sì, no, sto andando bene, sì. No, è che giro un po' tutta la zona, visto che... la giro tutta la zona perché sinceramente vorrei ritrovare delle pozioni. Poi non è detto che ce ne siano, però vabbè. Dai, qui una pozione. Certo come no. Certo come no. No, un'altra tartaruga qui. Un'altra tartaruga gigante. No, al momento eviterò lo scontro, ragazzi, se riuscirò, perché... non per cattiveria, ma non ho molte pozioni, quindi non, non credo sia il caso di affrontare quel tartarugone lì, ecco. Poi magari per livellare ci tornerò e via. Lo so, è finita. È appena iniziata, diciamo, eh. È appena iniziata. No, no, e chi si ferma? Non mi fermo di sicuro. Ci mancherebbe. Allora, vediamo un po' come devo... allora, sì, andiamo un attimino qui. Che tanto è chiuso qui la... questa zona è chiusa, quindi... ah, un forziere ed è diverso dagli altri, attenzione. Mentre gli altri forzieri erano tutti di legno, questo è un po' diverso. Questo è un po' diverso, ragazzi, sì. È finito. Basta così. Ok, vedete? È molto diverso. Ho ottenuto parecchia robina qui, eh.
Ne abbiamo da girare. Sì. Allora, prima andremo lì in quella parte chiusa. Sì. E poi verso la strada maestra principale. Quindi andremo prima qui. Sì. Andremo prima da questa parte, ragazzi. Sì, sì. Per forza. Per forza. Ok. Molto, molto bene, sì. Ah, un altro. Tanti saluti, Ciccio. Ma qui? Ah, ti ho visto bene allora. Ecco, qui è un nemico mai affrontato, quindi... No, vabbè, dai, va... Sono tranquillamente battibili, non è che... Sono dei chocobo, quindi... Chocobo selvatico, e beh... Direi... Direi... Ne abbiamo da girare qui, eh? Eh sì. Ne abbiamo un po' da girare, sì sì. Perfetto, perfetto. Aha, come si animano, beh. Voi credete che stanno dormendo, ma non è così, ragazzi. Non è così, no. Non è proprio così, assolutamente. Non è proprio così. Però ragazzi, qui di pozioni non se ne vedono. Vabbè, alla peggio tornerò un attimino al rifugio e faremo degli acquisti, insomma. E beh, penso che sia la cosa più opportuna da fare, sì, a questo punto. Visto che qui le pozioni sono scomparse, va bene. Penserò io a prenderle, ma qui? Ah, ok. Non ho pozioni, quindi questo posso tranquillamente... Posso tranquillamente evitarlo, Sì. Ma solo per il fatto che non ho pozioni, altrimenti... Figuratevi se non lo avrei affrontato, ragazzi, ma ci mancherebbe. Ma figuratevi. Perfetto, via. Perfetto così, andiamo. Andiamo. E beh. Ok. Sì.
Però devo passare da questa parte adesso, perché sono venuto al ponte per arrivare qui. Quindi passerò da qui per vedere se... Vabbè, vediamo un po' poi. Comunque adesso andiamo verso... Sicuramente la strada principale qui, eh? Eh sì. Ci sarà da combattere, questo mettetelo in conto, perché ci sarà da combattere. Tanto le pozioni... Non ci pensate che mi daranno qualche pozione, ma non ci pensate proprio. Chiedo quale oscurità c'è lì al suo interno. Scopriamolo. Ho detto io. Siamo in fretta. Ho detto non ci pensate. Ecco. Vai. Vediamo un po' qui. Ok. Perfetto. Perfetto, sì. Veramente perfetto, ragazzi. Sì, sì. Hai perso. Ah, siamo quasi arrivati a destinazione. Lì no, ci sono andato da quella parte, ragazzi, non ricordo. Non ricordo. Vabbè, intanto affrontiamo questi chocobo qui, eh. Poi vediamo il resto. Intanto affrontiamoli. Che bello. Abbiamo vinto. Ovvio che abbiamo vinto. No, ma lì ci sono andato, sì. Sì, sì, lì ci sono andato. Però voglio ripulire anche questi due chocobo qui, ragazzi, eh. E lo so, li voglio affrontare, quindi... Poi possiamo andare avanti. Poi si può andare avanti. Vediamo un attimino. Addio. Vai. Allora, adesso possiamo andare... lo so, abbiamo ripulito un po' la zona. Di materiali ne abbiamo ottenuti abbastanza. Credo che ne abbiamo ottenuti veramente abbastanza, quindi... È finita. Vedi. Non è mai iniziata per voi. Non è mai iniziata, eh beh. Vai. Buongiorno. Purtroppo l'abbazia non è aperta per la pubblica preghiera. Che Grigor sia con voi. Siamo qui per una donazione da parte di Marta. Capisco.
In tal caso, seguitemi. Io non voglio morire. Per favore, padre, datemi qualcosa per il dolore. Vi prego. La luce si affievolisce. Non voglio morire qui da solo. Va tutto bene. Ci sono io. Queste persone chi sono? I portatori di Martha. Ha deciso di affidarli all'attenzione delle mie cure, affinché alleviassi la loro sofferenza. Naturalmente per quello che riesco a fare, per il poco tempo che hanno davanti a sé. Sono maledetti. Tutti. Come ogni altro portatore costretto a utilizzare il suo dono. Tutte le volte che attingono all'etere, il loro corpo si pietrifica, finché non resta soltanto roccia e dolore. E poi vengono gettati via. Non c'è assolutamente nulla che io o Martha possiamo fare per cambiare le cose. Ma almeno possiamo cercare di rendere le loro ultime ore un po' più gradevoli. Abbi fede, figlio mio. Troverai la via della rinascita. E proverai anche tu la gioia che in vita non hai avuto. Grazie, padre. Vi porgo i miei più sentiti ringraziamenti per le medicine che avete gentilmente portato. I loro ultimi momenti saranno momenti di pace. Se doveste rivedere Martha, ditele per favore che altri due ci hanno lasciato. Dobbiamo tornare al rifugio di Martha. Già, andiamo. Diciamo, allora, io penso, ragazzi, che al rifugio di Martha, vabbè, a parte che tanto posso usare il teletrasporto qui, quindi non ci sono problemi, via. Possiamo usare il teletrasporto, perché non usarlo? Allora, però, prima, allora, faremo una cosa un attimino, Faremo un attimino, innanzitutto, ok, qui abbiamo potenziato tutto. Ho altri 755 punti che possiamo investire, giustamente. Posso investire. E prima di, allora, datemi un attimo, ragazzi, Apriremo la mappa del mondo un attimino. Tornerò nel rifugio per fare un po' di provviste e poi salveremo la partita. Poi nel prossimo episodio andremo tranquillamente avanti, ma devo fare un po' di provviste, sì, se mi sarà consentito farlo. Penso di sì. Eccoci. Non fare sempre.
Allora, beh, no. Ho i crediti un po'... Torna presto. Contati, ecco. Tanto non... E tu che cosa vuoi? Stai calma. Tu che cosa vuoi? Voglio un po' di pozioni. È regalato, lo sai? Sì. Non troverai un prezzo migliore. Eh beh. Adesso. Eh sì. Hai perfettamente ragione. Allora, che ti serve? Adesso vediamo. Portami i materiali e ci penserò. Nemmeno un graffio, eh? Ok. Allora, rinforza. Allora, posso rinforzare qui, eh? Così basterà. Insomma. Non un capolavoro, ma può andare. Sì, può andare. Non è un capolavoro, ma può... Allora, sì, non è un capolavoro, ma può andare, sì, sì. Allora, equipaggiamento, vediamo un po'. Ok. Beh, aumentiamo anche di poco i parametri, ragazzi. È sempre una cosa buona, no? Allora, adesso torneremo. Vediamo un attimino qui, non abbiamo nulla da fare. Bene. Allora, torneremo qui, ragazzi, al momento. Da Marta. Salveremo il gameplay, poi nel prossimo partiremo subito a bomba verso la storia principale. Vedete, io salverò da qui. Vai. Allora, ragazzi e ragazze, un altro episodio su Final Fantasy 16 in collaborazione con Playon Italia. Purtroppo, e dico purtroppo, si conclude qui. Vi ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione. Ringrazio Josafat, sempre gentilissimo, ad avermi inviato un codice di Final Fantasy 16. Ringrazio tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono sul mio canale YouTube. E ovviamente ringrazio Square Enix. Vi dico subito e ve lo ripeto, attenti sempre agli spoiler, tanto in descrizione del video è sempre scritto che potrebbero esserci degli spoiler, quindi leggete ed è tutto a posto. Un ringraziamento a tutti gli iscritti che mi seguono. Se vi farà piacere, attivate la campanellina, lasciate un like, un commento, condividete il video e il gameplay, e noi ci vediamo con i prossimi episodi che arriveranno sul mio canale. Ciao a tutti e come sempre grazie per il vostro fantastico supporto. Ciao!